Far quadrare i conti senza dover rinunciare alla qualità del servizio scolastico. Facile a dirsi, più difficile a farsi, considerando che il carburante alle scuole arriva dai trasferimenti dello Stato, che diminuiscono sempre più, e dai contributi comunali, che finanziano però i progetti integrativi, ai curriculum scolastici. In tempi di vacche magre non ci sono solo gli edifici spesso volte fatiscenti a rendere la vita dura a docenti e studenti. Negli ultimi anni anche l'acquisto del materiale didattico è un'impresa tutt'altro che scontata. Per istituti che si tratti di primaria, secondaria, di primo o secondo grado, negli ultimi anni è diventato fondamentale il contributo delle famiglie. Alcuni istituti comprensivi chiedono ai genitori di aiutare portando a scuola materiale didattico, dai fogli per le fotocopie ai gessi per scrivere. In altri casi, come accade nella maggior parte delle scuole di Treviso, i dirigenti scolastici optano per un contributo volontario. Chiediamo un contributo volontario alle famiglie che puntualmente, sostanzialmente viene versato. Da anni cerchiamo di contenerlo e di limitarlo sempre. Questo contributo va a coprire, appunto, come ha detto lei, materiale didattico di facile consumo, fotocopie e quant'altro, l'assicurazione che gli alunni hanno rispetto a possibili incidenti che intercorrono durante lo svolgimento delle attività, il tesserino per le gite, il libretto per le assenze. L'ammontare del contributo volontario varia secondo i diversi istituti comprensivi, ma anche se si tratta di scuole primarie o secondarie. Si può quindi andare da un minimo di 20 euro per bambini che frequentano le elementari a picchi di 200 euro per gli studenti dell'alberghiero o dei licei artistici. Secondo le stime dei COBAS nella Marca, il 70-80% delle scuole senza il sostegno delle famiglie faticherebbe a funzionare. Gli istituti scolastici però, con risorse a disposizione sempre più risicate, sono costretti a rivedere le loro proposte didattiche. Abbiamo dovuto in questi ultimi anni ridurre la nostra proposta didattica, in particolar modo anche sulle uscite scolastiche. Anche negli istituti diventa così necessario per insegnanti e dirigenti scolastici attuare una sorta di spending review, eliminando gli sprechi. Anche noi facciamo tantissima attenzione, abbiamo un monitoraggio continuo rispetto per esempio alle fotocopie, quante fotocopie facciamo in ogni plesso, eccetera, eccetera. Sicuramente abbiamo tutte queste attenzioni per risparmiare già da parte nostra il più possibile. Aule fatiscenti, se non a volte pericolanti, materiale didattico che manca e che viene razionalizzato. La scuola italiana e trevigiana è in sofferenza e per questo studenti e insegnanti della Marca torneranno a scioperare il prossimo 10 ottobre.